Buonasera ragazzi e ragazze, dico ragazze e ragazzi, non perché chi non sia sopra una certa età non sia ancora ragazzo e ragazzo, ma la prevalenza dell'età qui questa sera fa siamo noi che facciamo alzare la media, ma benvenuti perché appunto alla terza lezione del Ceppo, dopo quella di Jean Echenoz su geografia e romanzo, dopo quella di Francesco D'Adamo su reale e immaginario, unitevi, eccoci qui con Andrea Ghettò, il poeta che viene dalla Francia, che non viene molto distante da Jean Echenoz. Jean Echenoz è di Orange, Andrea Ghettò è di Marsiglia, ma il suo cuore è a Ille sulla Sorgue, che è appunto nel cuore della Provenza, e naturalmente con Michela Landi, che insegna lingua e letteratura francese all'Università di Firenze ed è qui questa sera in rappresentanza della rivista di poesia comparata Semicerchio, che è una, forse la maggiore rivista al mondo, dico al mondo, dedicata alla poesia, tra l'altro appena compiuto 30 anni, lì c'è il volume che testimonia questa lunga militanza all'interno della poesia, con le loro traduzioni da tutte le lingue. Noi ogni anno ci serviamo, tra virgolette, di loro proprio per per portare a Firenze, quest'anno è quasi il decimo anno che abbiamo stabilito questa collaborazione. Saluto anche Andrea Sirotti, che è stato con noi qualche anno fa quando ha portato a Firenze la poetessa indiana Arundhati Subramaniam. Quindi ragazzi, veramente grazie per la vostra passione per la poesia. Io qui questa sera ho ricevuto dai vostri insegnanti il professor Capaldo, la professoressa Bartoloni Santomer, che ringrazio davvero per questa bella lettura, per questo modo che avete avuto di presentare la poesia ai ragazzi. Quindi abbiamo le vostre domande, che io mi sono fatto una sorta di scaletta, abbiamo le vostre recensioni ad alcune di queste poesie, e quindi anche lì io ho selezionato alcuni brani di queste recensioni, perché tutte non possiamo possiamo farle leggere, ma una buona parte sì. Poi tutti questi materiali noi le inseriremo nel nostro sito internet www.iltempodelceppo.it, in modo che poi possono essere fruibili da tutti. Andrea Ghettò è un affezionato per noi del premio, perché pensate, è il traduttore in italiano delle poesie di Piero Bigongiari. Lui stesso ha tradotto nel 1988 e nel 1992 Le mura di Pistoia in francese, e eccolo qui, Le rampart de Pistoia, eccolo il volume, questo credo che sia il volume è la prima edizione, appunto, l'edizione sud di Marsiglia. E poi successivamente nel 92 per l'edizione della Different è uscita una seconda edizione di questo libro, e poi forse ce ne sarà anche una terza, magari nell'anno di questo sessantesimo anniversario dall'uscita da Mondadori di questo libro straordinario di Piero Bigongiari, un libro che in qualche modo viene dopo due suoi grandi viaggi, uno in Grecia e uno in Egitto, ma come ricorda, e tra poco lo dirà lui stesso Ghettò nella sua lezione, anche la sua poesia proprio in questo libro diventa civile in alcuni episodi molto significativi, per esempio il passaggio del fronte a Firenze, che correva lungo il Mugnone, correva lungo da San Domenico, da Fiesole, giù, e Bigongiari era rifugiato con il figlio di qualche anno appena a Fiesole. E naturalmente però anche ricorda alcuni episodi in Ungheria, alcuni episodi a Cipro. Quindi, come dire, Bigongiari sì, anche poeta civile, anche, e lo dice Ghettò stesso, anche quando parla della natura e parla del mito. E appunto, io naturalmente ho scritto, lo troverete sul sito, ma anche nella lezione
che ho dato, alcune copie le ho distribuite, altre le regalerò ai ragazzi che hanno fatto le recensioni e che diranno questa mattina. Naturalmente io ho scritto la mia motivazione al premio, come si fa in ogni premio, che in qualche modo è lunga, quindi riassumerò brevemente prima di dare la parola a Michela Landi. Ecco, io ho sottolineato come la poesia di Huguetteau sia in qualche modo sempre una poesia che concorda, che mette insieme natura e storia, il mito e la realtà, e questa, mettendoli insieme, forse André Huguetteau, una delle sue prime qualità che gli si possono riconoscere, è proprio forse una qualità cinematografica, tra virgolette, nell'unire i fotogrammi sia del passato sia del presente. Cioè Huguetteau ha, che è non solo un poeta, ma è anche un regista teatrale, e anche ha realizzato degli importanti cortometraggi, no? Quindi ha un modo di scrivere, una tessitura poetica, e quasi per sequenze, a volte intrecciando anche le sequenze temporali, la sequenza del presente, la sequenza del passato. E quindi nei suoi paesaggi, che sono paesaggi marini, cittadini, rurali, sono sempre un trampolino per scendere agli archetipi della nostra civiltà. Sono un modo per entrare dentro la realtà attraverso varie porte. Può essere appunto la porta della storia, e per esempio una poesia come La moneta degli dèi, che lui cita in questa lezione, la porta della natura, la sua città di Marsiglia, ma non solo Marsiglia, quanto i paesaggi marini che attorniano la città. E quindi ecco, questo suo voler fare con la sua poesia quasi un ponte tra Mediterraneo ed Europa, perché appunto la tradizione che Huguetteau riprende è sia la grande tradizione della poesia francese. Lui è stato amico di grandi poeti come René Char, come Philippe Jacotet, col quale ha tradotto anche, e lui era giovanissimo quando l'ha tradotto, Le mura di Pistoia, ma anche una sorta di tradizione più nordica. Penso appunto alla poesia tedesca, che in qualche modo non è assolutamente estranea alla poesia di Huguetteau. E quindi dunque un poeta che sì, è un poeta, si potrebbe dire, mediterraneo, ma con un cuore pensante al centro dell'Europa, secondo forse quella grande tradizione della poesia del romanticismo che in qualche modo innerva ed è comune poi alla poesia che ho citato prima, Char, Philippe Jacotet, Bigongiari stesso, insomma quella poesia, come si dice, che pensa, che in qualche modo dove la meditazione linguistica e filosofica all'interno della poesia si esprime attraverso un percorso di conoscenza e di scavo all'interno della realtà. Ecco, André Huguetteau ha persino, non è inutile che vi citi i libri, eccetera, ma sono molto incuriosito dal fatto che recentemente André Huguetteau ha persino dedicato un libro a Fernandel. E anche questo dopo mi piacerebbe che ci dicesse il perché, no, di questi suoi interessi. E soprattutto ricordatevi che André Huguetteau è stato un professore di liceo, quindi è abituato in qualche modo, no? Questi potrebbero essere ancora dei suoi allievi, quindi è una persona che ha dedicato la sua vita come una grande missione, lui come anche sua moglie che è qui presente, Rosalind, che ha dedicato appunto la sua missione proprio per voi, per le giovani generazioni. Quindi ringrazio il poeta André Huguetteau e do la parola a Michela Landi. Sì, io ringrazio Paolo
Fabrizio Iacuzzi di avermi invitato in questa occasione. Sono veramente molto onorata di essere qui come, sia come francesista sia come rappresentante di Semicerchio, che è una rivista che da moltissimi anni, la sua vocazione è la poesia, quindi è in contatto vivo con il testo e non solo con la critica ma proprio con la produzione poetica da molti anni, pubblica dei testi e anche delle traduzioni. Voglio ricordare che appunto nel 2010 è uscito proprio un numero dedicato a Bigongiari, Le mura di Pistoia, l'idea è nata proprio dalla traduzione di André Huguetto, Le remparts de Pistoia, dunque un numero del 2010 che vuole appunto celebrare questo momento importantissimo della passaggio dello scambio che esiste tra questi due paesi, la Francia e l'Italia. Sappiamo che Bigongiari, come Luzzi, è stato molto vicino alla Francia, e quindi questo è un Huguetto, fra l'altro, è un italianista, quindi questo sigla un po' questo scambio che esiste tra le due culture. Ricordiamo che a Firenze c'è una comunità francese molto importante. A Firenze è nato il primo istituto culturale del mondo, l'Institut Français, è nato nel 1907, e quindi ha, come dire, questa, ha aperto la tradizione dell'istituto di cultura nel mondo. C'è una grande comunità, c'è l'Lycée Victor Hugo, abbiamo avuto il primo titolo congiunto, diploma congiunto francese-italiano. Quindi diciamo questo momento di scambio tra Firenze e la Francia, che ha anche radici storiche importantissime, pensiamo a tutti i matrimoni tra i Medici appunto e i Borboni, che hanno rappresentato appunto questo sodalizio tra la Francia e l'Italia. Ecco, oggi diciamo io come francesista sono ben lieta di trovarmi accanto a un italianista, perché in qualche modo questo rappresenta anche un momento di confronto. E poi certamente forse mi sembra un'ottima occasione per celebrare la fine, la conclusione della festa della Toscana, no? Il momento che appunto è rappresentato da questo incontro, appunto ricordiamo, appunto tutti conoscete questa data famigerata del 30 novembre 1786, in cui appunto il codice leopoldino ha per la prima volta decretato appunto in Toscana l'abolizione della pena di morte. Quindi questo mi sembra un momento fondamentale e simbolico per concludere appunto questa memoria, questo momento di riflessione con la lezione di Huguetto sulla poesia civile. Posso ricordare che all'Institut Français esiste una copia dell'edizione livornese dell'Encyclopédie, proprio grazie a Pietro Leopoldo, che ha voluto questa copia dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, che io ho avuto la fortuna di sfogliare, proprio perché Livorno era la città, una delle città più libere all'epoca, come lo stesso Montesquieu scrive nelle Lettres Persanes. Quindi è la Toscana Felix, in qualche modo, ha aperto la strada alla libertà. Ecco, quindi un aspetto molto importante che vorrei sottolineare è anche l'attenzione che Huguetto porta, da italianista, da traduttore, da poeta, da cineasta, qual è, a una delle nostre figure chiave, che è Petrarca. Petrarca, che come sappiamo ha vissuto vicino ad Avignone, nel Vaucluse, da cui proviene André Huguetto, e a siglare un po' anche questo sodalizio mediterraneo, questa visione del mondo che poi viene riveduta anche da René Char, un'altra figura chiave della resistenza francese. O per esempio penso a Jean Cassou, a cui Semicerchio ha dedicato in occasione di un numero particolare sulla forma chiusa, la prigionia del pensiero, i 33 sonetti composti au secret. Pensate che questo poeta, appunto in prigione per motivi di opinione, di pensiero durante la guerra, per sconfiggere, come dire, come forma di resistenza
ha composto nella sua mente 33 sonetti, li ha tenuti in mente per tutto il tempo della sua reclusione, fino a quando, avendo ottenuto un pezzo di carta e una penna, li ha potuti scrivere. E c'è appunto una raccolta che si intitola 33 sonetti composti in segreto. Lo dico perché André Huguetto si è occupato anche di sonetto, ha scritto appunto un saggio sul sonetto, una forma europea della poesia, e questa attenzione al sonetto la condividiamo anche con Semicerchio, visto che anche noi abbiamo pubblicato proprio un numero. Con Andrea Sirotti ci ricordiamo bene di questo momento in cui abbiamo riflettuto su questo tema, antropologia del sonetto, è vero, il sonetto come forma che ci proviene appunto dalla tradizione provenzale e poi dal petrarchismo, come voi sapete bene, non è soltanto una pura forma, ma è portatrice di una resistenza, come Cassù stesso ha mostrato, no? La forma può essere un modo per costruire una distanza, una riflessione rispetto a un discorso ideologico. Bigongiari ne è un'altra delle rappresentazioni. Bigongiari, che è ritenuto spesso un autore ermetico, fa della forma un momento di riflessione e di distanza critica in rapporto a un certo discorso ideologico che riproduce alcuni stereotipi, gli stereotipi di un certo momento storico, di una certa propaganda. Ecco, quindi è importante per esempio vedere questi aspetti anche nel nostro Petrarca, che è conosciuto come un formalista. Invece Petrarca sappiamo bene che ha avuto una grande ispirazione civile, pensiamo alla canzone, all'Italia, ma anche proprio per il momento in cui ha creduto nella possibilità di una repubblica, a Roma, sposando la lezione, appunto il progetto di Cola di Rienzo, che poi sappiamo la fine che ha fatto, ma in ogni caso diciamo è stato un momento di grande volontà di appunto politica da parte del Petrarca, un momento politico che spesso è oscurato in qualche modo dalla tradizione, dal canone italiano. Ecco, quindi per moltissime ragioni Semicerchio è felicissimo di appunto essere qui. Tra l'altro pubblicherà questa lezione, quindi siamo onorati di poterlo accogliere nella rivista, che si pone proprio come intento principale quello di unire la poesia all'etica, quindi a una forma di ricerca, di riflessione sul valore civile che la poesia stessa ha, non solo come forma, ma proprio perché la forma è portatrice di un pensiero, di un pensiero di resistenza rispetto a un discorso che spesso appunto è portatrice invece di stereotipi. Quindi io a questo punto lascio la parola, non voglio prendere altro tempo perché vorrei lasciarlo agli studenti, e vi ringrazio. Ecco, appunto, vorrei intanto dare la parola a Andrea Huguetto per un saluto, per quello che desidera, e poi anche perché ci leggesse. Voi sapete che la Lezio, appunto, è stata pubblicata, alcuni estratti proprio stamani dal Corriere Fiorentino, e Andrea Huguetto leggerà questi estratti, il primo pezzo in francese e poi in italiano, proprio per farvi introdurre in questa lezione, e poi naturalmente leggerà alcune poesie che sono proprio le poesie che voi avete letto, quindi leggerà in francese e poi in italiano, e poi ci saranno le vostre riflessioni che io ho selezionato e le domande. Quindi questo è davvero come a noi piace fare, come ormai è tradizione, anche naturalmente in Semicerchio, che è anche una scuola di scrittura, più che di scrittura, di lettura creativa, quindi che invita, no? gli scrittori, i poeti in questi grandi e bei laboratori con molti iscritti. Quindi questa è proprio la tradizione, proprio dei seminari che in qualche modo a noi ci preme fare. Quindi la parola a Andrea Huguetto. Grazie, signor Iacuzzi. Sono veramente onorato di essere in quel luogo e in quella città. E adesso vorrei
parlare un po' in francese, perché mi sembra che la voce è differente quando si parla in una lingua o in un'altra. E dunque leggerò qualche righe del mio testo. Lorsque j'ai réalisé en 2013 un montage et dirigé un spectacle à partir de textes de Liu Xiaobo, à partir des traductions de mon ami et voisin en Vaucluse, Guillaume Fabre, sinologue et professeur d'université à Montpellier, j'ai commencé par mettre en scène le texte où le poète chinois raconte son arrestation. J'ai été privé de ma liberté, dit-il, en 19 minutes. Puis il raconte comment il a été réveillé le 8 octobre 1996 par un policier qui lui a intimé l'ordre de le suivre au commissariat de l'avenue Wangshu à Pékin. Avez-vous écrit ces articles publiés dans la presse étrangère et cet appel qui concerne ce que les Occidentaux nomment les droits de l'homme ? Lui demande un policier. L'accusation est suivie presque aussitôt et sans jugement de cette condamnation. Par décision du comité de rééducation par le travail du gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, vous êtes condamné à 3 ans de rééducation par le travail pour fabrication de rumeurs et troubles de l'ordre social. Un peu plus tard, Liu Xiaobo fut condamné à 11 ans de prison, annonce faite le jour de Noël 2009, et le 8 octobre 2010, à la date de proclamation du prix Nobel de la paix, dont il fut cette année-là le lauréat, les autorités chinoises, loin de se réjouir, ont protesté contre les Occidentaux, coupables, selon elles, d'ingérence dans les affaires intérieures de l'État. À Stockholm, une chaise vide au premier rang symbolisait l'empêchement de Liu Xiaobo à venir recevoir son prix. Quando nel 2013 realizzai un montaggio e diressi uno spettacolo a partire dai testi di Liu Xiaobo, avvalendomi delle traduzioni dell'amico e vicino di casa in Vaucluse, Guillaume Fabre, sinologo e professore all'Università di Montpellier, iniziai mettendo in scena il testo in cui il poeta cinese racconta del suo arresto. «Sono stato privato della libertà in 19 minuti», scrive. Poi racconta come fu svegliato l'8 ottobre 1996 da un poliziotto che gli intimava di seguirlo al commissariato nel viale Wangshu a Pechino. «È lei che ha scritto questi articoli pubblicati sulla stampa straniera e l'appello a favore di quel che gli occidentali chiamano diritti dell'uomo?» gli chiese il poliziotto. All'accusa, subito e senza alcun processo, seguì questa condanna. «Per decisione del Comitato di Rieducazione mediante il lavoro, organo del governo popolare della città di Pechino, lei è condannato a 3 anni di rieducazione attraverso il lavoro per diffusione di false notizie e turbamento dell'ordine sociale». Poco dopo, Liu Xiaobo fu condannato a 11 anni di prigione e l'annuncio fu fatto il giorno di Natale del 2009. L'8 ottobre 2010, anno in cui gli fu assegnato il premio Nobel per la pace, le autorità cinesi, invece di rallegrarsene, protestarono contro gli occidentali, colpevoli di intromettersi negli affari interni dello Stato. A Stoccolma fu lasciata una poltrona vuota in prima fila a indicare che a Liu Xiaobo era stato impedito di essere presente per ritirare il premio. Ma cosa si rimprovera al poeta Liu Xiaobo? Ebbene, la sua vena poetica è alimentata dal ricordo della notte del 4 giugno 1949, quando piazza Tiananmen, dopo essere stata occupata, abitata da numerosi studenti che reclamavano riforme democratiche, fu travolta dai carri armati dell'esercito e ripulita dai suoi molesti occupanti.
Nei giorni che seguirono vi furono numerosi arresti, una caccia all'uomo e esecuzioni sommarie. Liu Xiaobo era tornato dagli Stati Uniti, dove insegnava, per raggiungere i manifestanti e provare a scongiurare con la sua influenza questo fatale epilogo. Liu Xiaobo prima fu messo agli arresti per 6 mesi, poi fu rilasciato. Tuttavia, non smise mai, da quel 4 giugno, di rammentare a tutto il mondo l'incubo di quegli eventi che il partito al potere a Pechino avrebbe voluto cancellare dalla memoria del popolo. Morto per maltrattamenti seguiti alla mancanza di cure mediche nel luglio 2017, non seppe mai quale rispetto il suo nome avrebbe suscitato fra quelli che amano la libertà e la poesia. La poesia non è comunque sprovvista di un fine, secondo un ampio raggio che va dalla consolazione degli oppressi alla denuncia della tirannia, dalla libera contemplazione delle bellezze di questo mondo ai canti connotati di sofferenza o di disperazione. Far conoscere quel che si è, condividere tanto la felicità quanto il dolore di vivere, mi sembra essere una costante in tutte le lingue e in tutte le strade della poesia. Ma può darsi che si debba considerare più nobile di tutte le altre quella che in Italia, più facilmente che in Francia, si chiama poesia civile. Ne ho evocato all'inizio un esempio contemporaneo in Asia. Infatti Dante è per voi, come per numerosi poeti europei, il modello originario, quasi assoluto, del poeta impegnato. In Francia non si finisce di ammirarlo e di tradurlo. Io stesso ne ho tradotto dei sonetti, ma ho soprattutto lavorato sul Petrarca e scritto una pièce teatrale sul poeta del canzoniere. Apprezzo in particolare la canzone 128, Italia mia, di altissimo tenore patriottico, al pari degli sonetti contro Avignone, la nuova Roma del XIV secolo, comparata a Babilonia per la sua presunta corruzione dei costumi. Questi sonetti del Petrarca non sono meno incendiari delle invettive del fiorentino esiliato nel canto 19 dell'Inferno contro la corruzione del papato. Quando tradussi con Philippe Jacotet Les Mura di Pistoia, Les Remparts de Pistoia, capii subito che l'ermetismo di Piero Bigonciari e di qualche altro ermetico fiorentino suo amico era una forma di resistenza al fascismo. La singolare cifra della parola contro gli stereotipi del linguaggio di massa, la strategia di una dissimulata verità nelle pieghe di una poesia a luce nera, la stesura delle poesie che compongono Les Remparts de Pistoia era ancora impegnata dai ricordi legati alla liberazione di Firenze, periodo in cui il poeta, non essendosi presentato alla chiamata alle armi della Repubblica fascista, era considerato disertore, passibile della pena di morte. Nota dell'autore alla poesia intitolata 1957. Molti altri testimoniano da allora l'impegno del resistente che è stato Bigonciari,
contro altre dittature contemporanee alla composizione della raccolta. Sì, un po' di acqua per favore, acqua alle fune. Dunque, ci sono nelle mura di Pistoia, grazie. L'evocazione di giovani ciprioti in Giorno di pace, una poesia così chiamata, e in Ungheria la condanna a morte di 7 membri del gruppo cosiddetto di Miskolc. In questo libro, così profondamente legato a una poesia agreste e amorosa, gli esempi di poesia civile non mancano e vi restano sottintesi quando non sono apertamente manifesti. Il finale. Bene. Alla fine. Ecco. Quando proclamo nel titolo di questa lezione che la poesia sarà civile o non sarà, voglio lasciar intendere che è dovere del poeta staccarsi dalla contemplazione del suo io per andare incontro con pari contemplazione a quanto c'è di meglio o peggio nell'umanità. Bisogna poter tessere un elogio alla bellezza, alla grandezza e alla nobiltà per essere credibili nel denunciare le debolezze, la vigliaccheria e l'ingiustizia. Portiamo fuori di noi le intuizioni che la poesia, dea correttamente invocata, detta al nostro sentimento e alla nostra coscienza. L'opera può andare in profondità accordandosi con l'intimo del poeta, anche facendosi civile, cioè preoccupandosi dell'altro, poiché tutti noi siamo ormai abituati alle turbolenze della storia, spettatori e spesso anche vittime. Al giorno d'oggi, in cui la densità delle popolazioni va di pari passo con quella delle comunicazioni, non c'è più nessun attore d'avorio dove trovare riparo ai mali del secolo. Siamo dunque impegnati, e solo così che si riabiliterà agli occhi del pubblico, che se n'era allontanato, credo, ciò che nel titolo di una poesia Victor Hugo chiama la funzione del poeta. Ecco, grazie a Andrea Ughetto, perché quando 10 anni fa ho pensato di creare questa sezione del premio Ceppo dedicata a Piero Bigongiari, ho preferito attendere, come si dice, il turno della Francia, anche se poeti francesi o di affinità francese ci sono stati nel premio. Penso a Mohamed Benis, che viene dal Nord Africa, ma di arabo, ma di lingua anche francese, oppure lo scorso anno anche Jasper Svembro, che veniva accademico di Svezia ma che abita proprio in Provenza, abita proprio vicino Nizza. Ecco, io ti sono molto grato, André, perché anche di questa interpretazione di questo straordinario libro che è Le mura di Pistoia, che sembrerebbe che fosse un libro in cui si parla solo di Pistoia, ebbene no. È un libro che sotto l'insegna di queste mura sono quasi le mura di una città universale, le mura di una città che non è
Pistoia in quanto tale, ma Bigongiari veniva dopo un lungo viaggio in Grecia e dopo un lungo viaggio, come lui dice, nelle città carovaniere dell'Egitto. Ebbene, io credo, quando lui fa questo libro, pensate, questa città di Pistoia, lui la figura sì come città dove era nato, dove aveva fatto la sua formazione più di ogni altra, ma la prefigura anche come nelle mura di una città avventura, di una città a venire. Cioè lui a un certo punto della sua poesia, negli anni 90, a un certo punto c'è nell'85 una poesia che si dice Notizie della città avventura. Ebbene, questa pensare la città dell'oltre, oltre la dimora terrena, in quel luogo che poi lui chiamerà dove finiscono le tracce, come se lui volesse costruire questa città ideale e in questo senso portarci dentro non solo Pistoia, ma per esempio tutte le città della Toscana che sono nominate in questo libro. Penso a Grosseto, penso a Pescialucca, la famosa poesia Pescialucca, ma anche le esperienze della storia. E allora questi due fatti di cronaca che poc'anzi ha ricordato Huguetto, ma anche una poesia straordinaria come Campi di Francia, dove lui dedica alla Francia e al suo paesaggio una profonda meditazione. A un certo punto cita anche Simone Weil, quando appunto in una poesia che si intitola Risalendo con Mario, e Mario era Mario Luzzi, La Valle dell'Orsigna, cita appunto una citazione da Simone Weil quando dice Simone Weil l'universo è abbandono, e quindi c'è tutta questa riflessione in questo. Quindi naturalmente, come dire, una grande arca questo volume, e quindi sì, anche un'arca civile, un'arca di resistenza etica, con un valore che va al di là proprio dei referenti storici, fisici, geografici e anche della sua esperienza personale. Quindi ecco, davvero per questa, vedete ragazzi, breve notazione, no? I poeti sono questo, no? Con poche parole illuminano e sono capaci proprio di metterci sui sentieri dell'interpretazione di un libro, di un fatto, di un grande evento. Ecco, ma come vi dicevo all'inizio, anche voi ragazzi che siete, come dire, sempre i protagonisti dei nostri seminari, avete davvero fatto delle bellissime riflessioni. Intanto allora vorrei cominciare proprio con alcuni di voi. Io ho messo in sequenza proprio su questa idea della poesia civile. Ci sono tre domande e quindi vorrei chiamare intanto, vediamo. Allora, intanto vorrei chiamare Cosimo Barducci, della classe, credo, quarta A dell'Enriquez Agnoletti, terza F, perfetto. Allora, se c'è, vorrei che venisse, c'è una portavoce? C'è, eccolo qua. E poi anche vorrei chiamare Giulia Belli. Le domande ce l'ho io, ragazzi, quindi non vi preoccupate, eccetera. E anche della classe invece del Galilei, la persona, qui non ho i nomi, che ha fatto la domanda numero 5. Vi siete segnati? Ecco, come, vieni qua. Allora. Vedete, no, so anche questo che è più performante. Allora, vedete come a noi piace sempre costruire. Allora, come si chiama la ragazza che non ho detto il nome? Viola Falorni. Benissimo. Allora, voi avete, ragazzi, fatto tre domande su questo fatto della idea civile della poesia. Allora, volevo cominciare con Cosimo Barducci, che invece è qui. Alessandro Onesti, portavoce. Portavoce, benissimo, ecco, questo è consentito, no? Di dire. Comunque, è lui che ha fatto questa domanda e vorrei che tu la rivolgessi al poeta. Vabbè. Che cosa l'ha spinta a maturare un'idea di poesia civile ed impegnata? Scusa,
Perché siamo nel mondo. E, sì, capisco la domanda, ma è un po' difficile di rispondere come... Io sono... Io credo che la poesia deve servire la civiltà e servire gli uomini che soffrono, uomini, donne. La sofferenza, l'ingiustizia, l'ho detto nella lezione, tutto questo deve essere segnalato al pubblico, ma in una forma che sia capace di farsi intendere, di farsi sentire, perché la forma è una cosa che non si può mettere accanto al messaggio. La forma è il messaggio. E dunque, quando il messaggio è forte, quando il messaggio sa uscire dal io del poeta per andare verso gli altri, questo è la cosa essenziale per il poeta, di incontrare gli altri mediante i testi. E la poesia è un esercizio per incontrare gli altri nel loro immaginario. Mi sembra una bellissima definizione, Andrea. La poesia serve per andare incontro agli altri, incontrare il loro immaginario, veramente. Un applauso. Bene, allora, seconda domanda invece, sì, quest'ultima, perché l'altra ha già risposto. Va bene. Il titolo della... tutta? Ok, ci sono stati degli episodi particolari che l'hanno portata ad avere questa opinione? Allora, ci sono stati degli... Bisogna leggere lentamente perché... No, ci sono stati degli episodi particolari che ti hanno stimolato questa riflessione, che ti hanno portato a pensare a questa riflessione di poesia civile nella tua vita, biografici, esperienze, no? Sì, c'è l'esperienza della guerra quando ero bambino, ma ho il ricordo pregnante di certi episodi che sono stati impronti nella mia mente, ma per anni gli europei si hanno dato, era normale, la missione di dimenticare tutto questo, o piuttosto di superare quel periodo e dunque di fare che l'Europa possa essere una realtà, che i popoli dell'Europa possano essere insieme. Però adesso vediamo linee di fratture, vediamo conflitti che sono manifesti o che sono in germo. E dunque dobbiamo agire. I poeti devono avere un linguaggio di verità in faccia dei perilli, mi pare. Dunque, le occasioni per me di essere stato vittima, no, non sono stato vittima, ma io credo che c'è un dovere per gli uomini e le donne, gli uomini, l'umanità. Il dovere è di essere il più possibile in un rapporto di fratellanza
con gli altri. E dunque un rapporto di comprensione, di fare che l'amore e la pace possano essere d'attualità. Dunque. Bene. Ecco, ora vorrei appunto che, diciamo, la domanda sulla poesia civile, che adesso sarebbe seguita, Andrea ha già risposto, ma ce n'è una collegata, che è proprio quella sull'idea di progresso, che appunto emerge dalla tua scrittura. Quindi volevo invitare la nostra studentessa a formulare questa domanda sul progresso. Che cosa pensa del progresso? È solo un bene per l'uomo o è anche un male? E quale deve essere, secondo lei, il rapporto uomo-scienza? Pourrais donner ma langue au chat, comme si dit en italien. Enfin, oui, io sono. Sì, c'è il progresso e un regresso. Si vede sempre che, per esempio, il progresso tecnico riduce al chômage, come si dice? Alla disoccupazione. Tanti lavoratori che sarebbero grati di trovare un lavoro, ma che non possono. C'è un regresso nel progresso, sì. Però non si può andare indietro, non è possibile. E dunque dobbiamo trovare soluzioni per andare avanti col progresso e col controprogresso, cioè coi rimedi al progresso che ci fa dubitare, insomma. Ma dobbiamo andare via, andare davanti. Non si può fare una cosa che ci faccia dimenticare che esiste lo smartphone, per esempio, che la televisione. No, tutto questo deve essere utilizzato. Dobbiamo avere strumenti, sono strumenti umani. Ricordo il titolo, il bel titolo di un poeta italiano, come si chiama? Vittorio Sereni. Vittorio Sereni, sì. Il titolo di Vittorio Sereni, gli strumenti umani, quelli del progresso, devono essere non al servizio della dominazione, ma al servizio dell'uso civile di tutti. Bene, grazie ragazzi. Ecco, adesso invece vorrei che tu leggessi, sì, proprio la poesia Prima infanzia, che credo sia nella Lezio, no? Sì, sì. O almeno una sorta di inizio, giusto? Sì, sì. Perché appunto c'è una bellissima domanda. Oui. E quindi tu la leggi in francese, magari io la posso leggere in italiano. Leggo in francese, sì. Perfetto. Enfance première. Alors, mes parents avaient le cheveu sombre. Je grandissais rassuré par leurs fables. Par jeu, on descendait dans l'abri de la cave. Mais l'assaut contre le maquis fut réel. Ma mère, inquiète, se rongeait. Où était son mari? Où son frère? Mon père transportait armes et vivres dans la planque d'un camion. Mon plus jeune oncle avait fui le travail obligatoire.
résistant parmi les collines entre Lambesc et Charleval. C'est par le soupirail qu'on vit rouler quelques chars ennemis. Ni parler, ni pleurer, la terreur étreignait le village. La salle du café se remplit de brancards, devint chapelle ardente. Le deuil fracassait les familles. Voilà. I miei genitori avevano ancora i capelli neri. Io crescevo rincuorato dalle loro favole. Per gioco scendevamo al sicuro in cantina. L'assalto contro la resistenza fu reale. Inquieta mia madre si logorava dentro. Dov'era il suo sposo? Dove suo fratello? Mio padre trasportava armi e viveri nascosti dentro un camion. Il più giovane zio aveva evitato il lavoro obbligatorio, partigiano sulle colline tra Lambesc e Charleval. È dal finestrino che si videro in marcia dei carri nemici. Né parole né pianto, il terrore strangolava il paese. La sala del caffè si riempì di barelle, diventò una camera ardente, le famiglie dilaniate dal lutto. Bene. Ecco. Allora vorrei chiamare qui il ragazzo o la ragazza che ha formulato la domanda numero 7 del Liceo Galilei. Ecco. Sì. In questa poesia racconta quindi il suo primo ricordo che, come testimoniato dalla parola gioco scritta in italico, lei aveva considerato uno scherzo, con una punta di ironia quasi tragica. Cosa ha provato quando successivamente ha compreso quel fatto? I genitori dicevano andiamo nella cava, cantina. Nella cantina, andiamo a giocare nella cantina. E io sono sceso nella cantina con essi, ma ho visto i carri, le char, i carri, ho visto... Erano quei dei tedeschi che se ne andavano, credo. Era un periodo di liberazione, ma c'erano bombardamenti, c'erano bombe che scoppiavano. E dunque il gioco era un po' difficile, era difficile a mettere, ma ero veramente bambino e questo... Questa poesia è scritta dopo anni e dunque il ricordo è un po' anziano. Ma credo che non ero veramente in situazione di temere qualcosa, perché i genitori facevano le rempart. Sì, protezione. La protezione, sì, sì, sì. No. Era veramente per me una sorta di gioco, ma finalmente abbiamo visto da 100 metri forse il ritorno. Era terribile di vedere le brancard, le barelle, che portavano i feriti o i morti anche. Bene, grazie. Grazie. Un applauso al nostro poeta. Bene, adesso vorrei che venissero... Scusate. Ecco, molti studenti, André, ha colpito la poesia Cap Couron.
E allora vorrei che intanto tu la leggessi, sì, e sì, poi sì, dopo chiamare sì, questi studenti a formulare, purtroppo non possiamo, perché sono delle analisi anche molto dettagliate, puntuali, che non possiamo leggere tutte, ma insomma a brevi cenni vorrei che poi leggessero queste loro riflessioni. Sì, Cap Couron è un luogo da dove si vede Marsiglia, da lontano. Si vede Marsiglia nel suo sviluppo che ti dà il paesaggio dal nord al sud della città. Dunque, lo leggo. Se Madonna, vuoi puoi leggere anche dalla poesia, oui, sì, sì, quella completa, sì, quella sì, che è qui sì, dentro. Sì, perché, sì. Du pied du phare qui ferme la baie, tu la regardes, la ville admirable et honnie. Les ciseaux de l'aube découpent la ligne de mont bleu en plongeant pour finir dans la mer sur la droite. Des îles prolongent leur élan, baigneuses au bout du souffle. Cela, dans le lointain, largement étalé, à peine brille et bouge, et au milieu, du haut, veille un éclat de lance, Athéna devenue une vierge à l'enfant. Dans l'intense mêlée de l'azur et du rouge, le train qui te ramène enrichit d'or le beau cliché jusqu'à l'Estac. Pourquoi, beauté, ne touches-tu? Pourquoi, beauté, n'es-tu... Pardon. Pourquoi, beauté, ne touches-tu au cœur les jeunes gens fardés de leur passion sanglante? Pourquoi, beauté, n'es-tu associée au bien qui suspendrait la geste des vengeances qu'entre la viste et les baumettes on situe. Devenu introuvable, votre frère le juste devrait se relever, faire entre vous lien, amortir, prévenir les mortelles séquences, impulser sa poussée d'Archimède, faire couler un bain lustral, inscrire son tatouage de sel sur les mondes souffrants. Cap Couron. Tra l'altro questa poesia, André, è all'inizio di questo libro, sì, tradotto sì, appunto sì, da Maura del Serra, e non so come è stata scelta, perché l'hai deciso di metterla all'inizio, o se c'è una casualità, sì, o una ragione sì, di poetica, diciamo. È la prima poesia di una raccolta che si chiama Exercice des nuages. Enfin, pardon. Bene. Voilà. Dalla base del faro che chiude la baia, la guardi, la città ammirabile e sprezzata. Le forbici dell'alba tagliano la linea dei monti azzurri, a tuffo per finire in mare sulla destra. Isole prolungano lo slancio, bagnanti a perdifiato. Poi, nel corso del giorno, il sole avrà ogni agio di scolpire questa massa compatta, di scavare un retro paese, di ripetere i movimenti nella scena, di sistemare strapiombi di rocce e spiagge, porti. Tutto questo lontano, sparpagliato e diffuso, brilla e si muove appena, e in mezzo veglia in alto un bagliore di lancia, Atena diventata Madonna col bambino. Nell'intensa fusione dell'azzurro e del rosso, il treno che ti riporta arricchisce d'oro il bel cliché fino alle stack. Perché non tocchi al cuore? Bellezza, i giovani gravati dalle loro passioni sanguinanti? Perché non sei bellezza, unita al bene,
che sospenderebbe i gesti di vedetta collocati tra la vista e le bomette, fattosi irreperibile, vostro fratello il giusto dovrebbe rialzarsi, fare lega con voi, prevenire, attutire le sequenze mortali, dare impulso alla sua spinta di Archimede, far discendere un bagno lustrale, imprimere sui mondi sofferenti il suo tatuaggio di sale. Tra l'altro, questa è una poesia emblematica proprio per vedere quasi un montaggio cinematografico. Anzi, si direbbe quasi che il poeta Andrea Ghettò ci volesse far vedere, proprio apparecchiando questa scena, i monti là, l'acqua di là, quella visione, l'altra, come dire, come se fossero quasi delle didascalie per una messa in scena di un quadro, una scena, una sequenza cinematografica. Bene, ma non aggiungo altro e vorrei allora qui chiamare Giulia Belli. Ancora lei? Facciamogli un applauso. Vorrei chiamare Pepe. Ecco, qui i ragazzi mettono i cognomi, i nomi, noi siamo molto liberi. Bene. E la terza persona, vediamo chi è, Mirta Linari. Eccola qua. Un applauso anche per lei. Bene, ragazzi, allora avete fatto davvero delle bellissime riflessioni e delle bellissime analisi. Vorrei cominciare da Pepe. Vieni qua, naturalmente. Mi piacerebbe che tu, quindi naturalmente lui fa un'analisi delle varie strofe, eccetera, eccetera. A un certo punto, secondo me, tocca il nodo, e appunto vorrei che tu ci leggessi lentamente, in modo che il poeta possa seguire, ci leggessi questa sequenza critica, questa qui, secondo la mia opinione, dove aver detto alcune cose della poesia a un certo punto morde e dice delle cose molto interessanti. Secondo la mia opinione, la parte più interessante del testo è da ricercarsi nella continua alternanza di momenti descrittivi a momenti meditativi e riflessivi. La lirica si può dividere in due parti. Una prima parte va dai versi 1-15 ed è principalmente descrittiva. La seconda, invece, versi 16-34, è più meditativa. Per quanto riguarda gli aspetti formali, il testo non presenta una particolare struttura metrica, almeno da quanto emerge dalla traduzione, e si ha un'alternanza di terzine e distici. Per quanto riguarda la scelta del lessico, è un impasto di parole ricercate e di altre di uso più comune. Per quanto riguarda la sintassi, il poeta predilige la paratassi, anche se non mancano strutture ipotattiche. Si noti anche l'uso di figure retoriche, come l'antitesi, l'anafora, la metafora, eccetera, che impreziosiscono il testo. In conclusione, in questa lirica, il poeta, quasi in una sorta di bilancio esistenziale, passa in rassegna dei luoghi che hanno avuto un'importanza fondamentale nella sua vita e allo stesso tempo conduce un'aspra critica alla modernità. Un applauso. Questa aspra critica... Ecco, questa... Parecchie domande. Come dire, questa aspra critica alla modernità... In una poesia che apparentemente parla di natura, parla però a un certo punto, come giustamente dice, dalla descrizione del paesaggio si arriva, no, a questa riflessione profonda. La seconda notazione critica, Giulia, vieni qua. Io direi che potresti leggere il finale, da qua, i temi principali della lirica.
I temi principali della lirica sono il rapporto uomo-natura, che è declinato più volte nel testo, la tradizione della città di Marsiglia, nella quale le divinità pagane sono state sostituite con quelle cristiane, ancora il rapporto tra bellezza, bene e giustizia. Secondo il poeta, la giustizia è scomparsa dal mondo e l'umanità dovrebbe rinascere. La poesia è chiaramente impegnata e si inserisce nel filone della lirica civile. Bene, un applauso anche per Giulia. E adesso, invece, vieni, Mirta, bellissimo nome, Mirta. Allora, Mirta, vorrei che tu leggessi dalla seconda parte. Ok, posso? Sì, puoi leggere. La seconda parte della poesia contiene un messaggio di carattere morale. La bellezza, concetto astratto che il poeta personifica con l'utilizzo della lettera maiuscola, non è in grado di purificare i giovani dalle loro passioni sanguinanti. E quindi la città in prossimità di Cap Curon è mirabile, ossia bella, ma sprezzata, ossia moralmente corrotta. La bellezza non corrisponde quindi alla serenità morale. La Francia conserva ancora gli effetti della rivoluzione francese, in quanto è assetata di vendetta. La giustizia è scomparsa dal mondo ed è diventata irreperibile. Il poeta vuole contrapporsi a questa realtà e si fa portatore di un messaggio di pace che ha come obiettivo la restaurazione del fratello giusto, ossia della giustizia. Questo messaggio richiama alla mente il motto francese nazionale, liberté, égalité, fraternité. In questa lirica c'è un doppio viaggio dell'io, uno orizzontale, compiuto dall'io sul treno, ed uno verticale della coscienza e della mente nel proprio mondo interiore, che dà occasione al poeta di analizzare e criticare, nella speranza che migliori, la società contemporanea. Bene, direi una bella, anche questa una bella riflessione su questa poesia. Cosa ne pensi, André? Sì, una bella analisi. Ma io vorrei dire qualcosa che detto da essi, ma ci sono a Marsiglia problemi, è una città che è disprezzata dal pubblico parigino. Cioè, io direi piuttosto che la Francia forse ha bisogno di un pollo positivo che sarebbe Parigi ed un polo negativo che sarebbe Marsiglia, e tutti gli incidenti, tutti i crimini che sono commessi nella città Focea. Focea nel senso fatta dai Fenici, fondata da Fenicia. Fenicia. Sì, sì. E dunque in questa città ci sono molte vittime del narcotraffico, e sempre ci sono ragazzi o ragazze che perdono la vita a 90 anni, 20, 25, 30, è peccato. E credo che ciò risulta di aver dimenticato, direi, la triade dei valori platonici. Quando Platone evoca la beltà, il bello, il giusto, il vero, il bene, il giusto e il bello, sì, credo che l'associazione di questi valori dovrebbe incitare a rispettare la vita in tutti. E dunque sono scandalizzato quando vedo che uno si è fatto uccidere a 16 anni o 20 anni dai banditi che hanno. E Marsiglia ha un po' la reputazione di
di essere stato, non adesso veramente, ma di essere stato il Chicago della Francia. Dunque, vorrei dire che la cattiva reputazione di Marsiglia potrebbe essere cambiata se ci volgiamo verso i valori che Platone ha invocato nei suoi dialoghi. Bene, un applauso. André dice delle cose molto belle con una grande, grande riflessione e anche umiltà, e questo è veramente, lo rende davvero un poeta autentico. Allora, restate un attimo ancora qui, restiamo ancora sulla poesia Cap Couron, perché Matteo Brunelli, vorrei che venisse qua, ha una domanda da farti su una particolare immagine che compare in questa poesia. Vieni, Matteo. A un certo punto lui dice che ci sono dei riferimenti alla scienza e in particolare alla fisica. Soprattutto, a un certo punto, tu citi dare impulso alla sua spinta di Archimede. Ecco, allora, formula questa domanda. Da cosa nasce questo suo interesse per la scienza e cosa può dire oggi la scienza alla poesia e viceversa? Ecco, qual è il rapporto tra scienza e poesia e viceversa? Ah, sì. Ecco, perché tu, ci sono molti riferimenti alla scienza nella tua poesia. Ma io credo che la scienza non è contro la poesia. La poesia deve assumere anche la scienza, perché il discorso scientifico deve essere assorbito dalla modernità poetica, e dunque talvolta io scrivo su elementi scientifici. Ho fatto, non è qui, un poema sulle, una poesia sulle quattro forze, le forze che sono quelle del fuoco, della gravitazione, della dispersione, non so più, non saprei dire in italiano, ma le quattro forze, c'è. Ho fatto questo, ma nessuno ha capito, e dunque credo di dover fare poesie più semplici talvolta. Ma io ho fatto una poesia sull'acqua sotto il titolo Elogio. Bravo, ecco, sì. Puoi leggerla, perché sì. Proprio su sì. Elogio c'è una domanda, ma sì. Intanto salutiamo i nostri sì. Ragazzi, grazie. Grazie di questo momento di riflessione. Ecco, potresti leggere proprio la poesia Acqua, dalla la poesia Elogio, perché poi appunto c'è una domanda, e si prepari la persona che ha fatto la domanda numero 8. Del Galilei. Prego, André. Puoi leggere? Oui. Perfetto. Intanto leggi la poesia. Sì, sì, sì. Perfetto, bene. Sì, sì, certo. C'est toujours la même eau nourricière des corps qui les emplit d'humeur, élance leur beauté et plus tard la délaisse. Opère par des lois purement hydrauliques les changements qui nous ont vus paraître et ceux qui adviendront par notre source exténuée. C'est juste en nous améliorant qu'ils feront naître notre ennemi mortel, le très léger surhomme, adapté à ce qui sera. Mère des mers, les primitives pluies ont créé le milieu où la vie pouvait être, Okeanos, génial cerveau d'une Gaïa enfant. Limitant le monde,
lui donnant sa capacité, projetant vers la lumière les créatures ébauchées dans ses profondeurs. Si l'on plonge dans ses abîmes, on revoit ses esquisses, logos au travail, dès le subconscient ténébreux. Puissance de réflexion, ô mère, as-tu des envieux dans le cosmos? Brilles-tu seul? Sans toi, nulle entropie ou fin réglage n'est possible. Et l'entropie l'eût emporté, instauration du non-vivant, comme sur tous les autres astres désertiques. Au lieu de quoi l'idée se pense à travers nous, herbes, animaux et arbres et hommes, et l'eau se distribue de la source constante reçue dans les canaux les plus divers, formes incessamment différenciées, événements toujours nouveaux, amours imprévisibles, catastrophes, miracles, au même bord liés. È sempre la stessa acqua che nutre i corpi, che li riempie di umori, ne protende la bellezza e dopo la abbandona, opera con leggi puramente idrauliche. Le mutazioni che ci hanno fatto apparire e quelle che avverranno a causa della nostra sorgente esaurita. È proprio mentre ci perfezioniamo che in noi faranno nascere il nemico mortale, il miglior superuomo, atto al futuro. Madri dei mari, le piogge primigenie han creato l'ambiente propizio alla vita. Okeanos, cervello geniale di una Gea bambina. Ciò che al mondo dà i suoi limiti, la sua capacità, proiettando le creature stremate nelle sue profondità verso la luce. Se ci tuffiamo nei suoi abissi, rivediamo i suoi abbozzi, il logos al lavoro a partire dal subconscio oscuro. Mare, potenza riflettente nel cosmo, hai chi ti invidia? Brilli solo? Senza di te è impossibile ogni antropia o bell'ordine, e l'avrebbe travolto l'entropia, l'instaurarsi del non vivente, come sopra di noi gli altri astri desertici. E invece l'idea si pensa per nostro tramite, erbe, animali, alberi e uomini, e l'acqua si ripartisce da sorgente costante, i canali più vari la ricevono, forme incessantemente differenziate, avvenimenti sempre nuovi, amori imprevedibili, catastrofi, miracoli collegati alle stesse sue rive. Bene, ecco, allora la domanda appunto, sì, questa su una particolare espressione che tu usi, prego. Sì. Allora, questa poesia ci ha colpito particolarmente e soprattutto la strofa numero 9 al verso Brilli solo, dove sono sorte diverse interpretazioni. Brilli da solo, quindi sei l'unico a brillare, oppure l'unico scopo che hai è quello di brillare, ed è posta come domanda retorica. Pensiamo che ci possa essere un legame tra le due interpretazioni, però ci piacerebbe sapere quella originale del poeta. È molto rapido. Allora, sì. Spero che tu abbia compreso, grazie. No? Come dire. Quindi è una domanda vera o una domanda retorica? Quindi i ragazzi. No, mi pare una domanda giusta. Est-ce que tu brilles seul? Brilles-tu seul? C'est-à-dire, la terra. È unica la terra o non? Questo
Questa domanda che faccio a me e a noi, siamo unici? Siamo unici o no? La Terra è unica o no? Ci sono altri pianeti? Pianeti. E mi piace la science fiction. La fantascienza. La fantascienza, sì, perché si può immaginare altri universi di cui possiamo, quando si scrive, modificare le leggi, la realtà. Bene, grazie, penso che abbia risposto. Bene, allora, adesso una domanda che ti riguarda, come dire, nelle tue, diciamo, due vocazioni. Sì. Ecco, allora vorrevo chiamare qua Asia Bianchi, eccola qua, ecco Asia, perché appunto domandiamogliela questa domanda, no? Come si concilia questi aspetti? Lei ha diversi interessi culturali, è traduttore, professore, poeta, regista. Si sente più poeta o regista? Come si combinano questi due interessi tra loro? Il poeta e il regista, si combinano o non si combinano? Sì, sì, ma... potrei dire la cosa seguente. Quando ho fatto certe pellicole, si dice così, sì. Quando ho fatto film, ero molto soddisfatto di lavorare con amici, gli uni erano attori, gli altri erano tecnici. Io avevo fatto lo scenario e facevo la messa in scena, e dunque c'era un lavoro che era collettivo. Mi piace il lavoro collettivo e mi piace fare il regista per il teatro anche. E dunque c'è un complemento, perché la poesia può essere nel film, essere sul teatro, sul palcoscenico. Io dico che la poesia non ha limite, è un'espressione, l'espressione è poetica o non è, direi, per dire come il titolo della comunicazione. La poesia sarà civile o non sarà, ma direi anche che quando si fa della poesia si può pensare a tutto quello che esiste e che è artistico, e dunque il lavoro artistico sul teatro, sul cinematografico, sulla poesia stessa, tutto questo si collega veramente, mi pare. Ma non riesco dappertutto. Bene, grazie. Allora, visto che abbiamo toccato questo tema del rapporto tra poesia e cinema e sequenza cinematografica, come dire, messa in moto di certe sequenze cinematografiche che per te sono anche i ricordi e un uso, quindi oseremmo dire cinematografico, della memoria, come appunto già stiamo vedendo, vorrei che tu leggessi la poesia Locomozione Ricordo. Dove? Pagina 10 del... Qua. Ah, sì. Perché i ragazzi hanno avuto anche questo tuo libro, quindi non hanno letto soltanto le poesie che sono sulla Lezio, ma io avevo fatto una selezione, quindi giustamente i ragazzi. Ecco, vorrei che tu leggessi il francese e poi, in modo, perché c'è una domanda, e vorrei allora chiamare qui, sempre dell'Enrique Sagnoletti, Greta Casterri. Vieni, si sono disposti tutti in prima fila, così, bene. Allora, sentiamo intanto la poesia. Locomotion, souvenir, mémoire,
Est-ce l'éclat d'un lac au cœur d'une forêt? Un trésor enfoui, luminescence, une relique visitée, une lumière d'enfance qui peine à revenir dans les couloirs du temps? Protégée, gouvernante du jour, heures qui éblouissent, protégée, le pur matin si vaste au départ de la vie. Bel avenir se voûte en s'étirant vers l'horizon aux nues nouvelles, trop pareilles, et la mémoire encage et graine tôt le chapelet de ses regrets, désespoir sans pays, amitié qui se blesse, beauté privée de leur silence, crime luisant rictus, oiseaux tirés sous les roseaux. Double escalier qui te descend, que tu remontes sous les coupoles de Babel mécanisées. Des anges de rencontre y poussent leurs bagages et sans répit s'échangent le haut et le bas d'identique nature. Tourne en manège les ombres que tu croises, jamais rien ne l'arrête aux fourmillantes villes. Chaque seconde y fait paraître une inconnue, un inconnu, silhouette en transit que diffracte, disperse la machine avaleuse des jours. Mémoire, éclat d'instant, beaux yeux dressés comme des flammes, royale une jeunesse dédaigneuse à passer, la pointe d'une nostalgie fouillant les cœurs. Évadé de l'ennui tourbillonnaire où roule la question lancinante du sens, sur le rafio d'oubli embarqué tu dérives, inconscient est le guide invisible à la proue, et trousse de survie la pharmacie des rêves. Ballotté de fatigue, enfant, te revoici, et innocent pervers, ou à 20 ans idiot pour toi seul redoutable, abonné au refus sans bénéfice d'acceptation de soi. Tu étais, mon ami, divisé comme un fleuve, un bras mort, l'autre actif. Les chaos cadencés du confort ferroviaire remuent le terreau meuble de la nuit. Le train des souvenirs se désordonne, passe, clignotantes images de visage, passion, pâleur, près de la gare nocturne et refroidie, tandis que le sommeil s'étend sur tous les fronts, seul à tenir la porte de l'hôtel ouverte et le gardien des limbes en attente. Arrête de ramper l'été analgésique, qu'oublie face l'effort premier de s'éveiller. Angoisse est un félin de noirceur effilée et culpabilité ressort de son rebond. Sur ta vitre, le ciel raye ses météores, organise une pluie de lune pour tes yeux, forme constellation de villes scintillantes. Mémoire, tu ne sers de canon qu'au futur. Un applauso. Allora, ci corre l'obbligo di dirvi, ragazzi, che talvolta succede in editoria che una poesia come questa di Locomozione Ricordo, invece di essere composta, che vedete quanto è lunga, no? Ma per un errore, dobbiamo dirlo perché la nostra carissima, come dire, Greta, ha fatto l'analisi sulla prima parte di questa poesia, pensando che la poesia finisse dove si dice l'identica natura. E in realtà l'editore ha composto con un titolo a parte, Giostra che gira dal primo verso, e ancora un'altra terza poesia, Le scosse cadenzate del comfort ferroviario, come terza poesia. In realtà è tutta un'unica poesia, quindi lo sforzo che ha fatto Greta è incredibile, perché lei ha pensato che la poesia finisce lì, analizzo questa, io stesso l'ho scoperto adesso
che sto leggendo questa poesia, ma appunto la leggo in italiano e poi Greta leggerà una breve, questa breve riflessione, perché è una poesia veramente molto significativa, è quasi una dichiarazione della tua poetica. Memoria è lo scintillio di un lago in seno a una foresta, un tesoro svanito, luminescenza, una reliquia visitata, una luce d'infanzia che fatica a ritornare nei corridoi del tempo. Proteggete, tutrici del giorno, ore che sbocciano, proteggete il mattino puro così vasto all'inizio della vita. La bella volta del futuro grida verso l'orizzonte delle nubi nuove e troppo simili. E la memoria ingabbiata sgrana presto il suo rosario dei suoi rimpianti, disperazioni, spatriate, amicizie ferite, bellezze private del loro silenzio, delitti, ghigni lustri, uccelli fucilati nei canneti. Doppia scala che ti abbatte, che risale sotto le cupole di una Babele meccanizzata. Vi spingono il bagaglio angeli passeggeri e senza tregua alto e basso si scambiano l'identica natura. Giostra che gira, le ombre che tu incroci. Niente la ferma mai nelle città formicolanti. Ogni secondo vi fa apparire un ignoto, un'ignota silhouette di paesaggio che diffrange, disperde la macchina tranghiottente dei giorni. Memoria, scoppi distanti, begli occhi eretti contro le fiamme, è passata regale un'altra giovinezza, una punta nostalgica trapassa i cuori. Sfuggito dalla noia vorticante dove trafigge e rotola la domanda di senso, vai alla deriva, a bordo dell'oblio rapinoso, incosciente è la guida, invisibile a prua, set di sopravvivenza, la farmacia dei sogni. Stanco morto, rieccoti, bambino, e innocente perverso, o a 20 anni, idiota, incerto solo di te stesso, abbandonato al rifiuto senza beneficio di autoaccettazione. Tu eri, amico mio, diviso come un fiume, un braccio morto, l'altro attivo. Le scosse cadenzate dei comfort ferroviario rivoltano il terriccio mobile della notte, il treno dei ricordi si scombina, passa, lampeggianti immagini divisi, passioni, pallori. Vicino alla stazione ultima e raggelata, mentre il sogno gli ascende sopra tutte le fronti, solo a tenere la porta dell'hotel aperta, è il guardiano dei limbi in attesa. Smetti di strisciare gli lete analgesico, che oblio faccia lo sforzo iniziale di svegliarsi, angoscia è uno smilzo felino nero e colpa si evidenzia dal suo rimbalzo. Sul tuo vetro il cielo riga le sue meteore, ti organizza per gli occhi una pioggia di lune, forma costellazioni di città scintillanti. Memoria. Servi solo da canone al futuro. Una poesia straordinaria. Tra l'altro mi permetto solo di farvi notare come, come dire, c'è una... la terza strofa che... quando tu dici è la memoria ingabbiata che sgrana il rosario dei suoi rimpianti, disperazioni, spatriate, amicizie feriti, bellezze private del loro silenzio, delitti, ghigni lustri, uccelli fucilati nei canneti. È proprio un ventaglio, no? Come se tu sparassi a raggiera, no? Bene, ma sentiamo Greta cosa ha da dirci in questa recensione. Vieni, vieni qui alla luce che qui è un po' più... grande questa, sì, sì. E... sì, vediamo un po'.
La poesia Locomozione Ricordo, del poeta francese Huguetteau, già dal titolo ci fa capire quale sarà il tema principale, cioè qualcosa che mette in moto il meccanismo della memoria. Nella prima strofa il poeta si domanda, facendo alcuni esempi, cosa riesca a metterla in moto. Nella seconda strofa, attraverso l'espediente dell'anafora, proteggete, versi 8 e 10, che dà enfasi al dettato poetico, il poeta parla dei giorni, delle ore, dell'infanzia e dice che il futuro grida. Si noti la scelta del verbo, che è finalizzata a dare un maggiore impatto visivo ed ingloba una caratteristica astratta come il futuro nella sfera semantica dell'umano. Nelle altre strofe il tema della memoria si fa rimpianto e dolore e si materializza nell'immagine del treno che sta ad indicare la vita o il viaggio simbolico della memoria. Il poeta cerca qualcosa che placi la sua memoria ferita. Questo bisogno di consolazione è reso nell'ultima strofa attraverso delle personificazioni, oblio, angoscia e lese analgesico. In conclusione, nella poesia Locomozione Ricordo, il poeta mette in relazione tra di loro due mondi tra loro apparentemente diversi, quello del movimento e quello della memoria. Tutta la lirica è giocata su una serie di analogie che richiamano i rimpianti dei dolori, dell'io poetico. La memoria ingabbiata sgrana presto il rosario dei suoi rimpianti e sul rapporto treno ricordi. La lirica è un bellissimo impasto di memorie personali, dell'io poetico e di echi biblici, le cupole di una Babele, eccetera, ed a volte anche danteschi, il guardiano dei limbi. Bene, complimenti. Allora, diamo anche a Greta una copia di questa lezione di Huguetteau. Però è sentito come i ragazzi sono bravi a cogliere questo impasto tra linguaggio più reale, più realistico, e espressioni bibliche, espressioni inserti danteschi, quindi veramente ti hanno letto, come dire, nell'intertestualità, come si potrebbe dire con questa parola, proprio come con il programma scolastico, quindi complimenti. Grazie, grazie tante. Vorrei avere tutte le domande e tutti i testi che hanno analizzato le mie poesie. Le avrai. E vorrei mandare a tutti qualcosa che potrebbe essere un dialogo fra di noi. Certo. Mi darai certamente, l'indirizzo, ti darò l'indirizzo, mail dei ragazzi. E dunque potrò fare queste riposte forse meglio di quelle che ho fatte adesso. Ma io vorrei dire che la vita, credo di aver detto questo in questa poesia, la vita è un mischio di dolore e di felicità. E non si deve dimenticare l'una per l'altra nei due sensi, e dunque in questo equilibrio di umori, di benessere, di malessere, di depresso, di esaltazione, c'è la vita che passa. Questa poesia è un po' un bilancio di certe cose che ho pensato, che forse non penso più. Non si pensa mai, io non penso, prima di fare una poesia non so che cosa potrà uscire. Talvolta ho un soggetto, direi, una sorta di fiamma, una bandiera che mi conduce verso uno scopo, ma non sempre, talvolta c'è qualcosa che viene così, e dunque talvolta io sento qualcosa che viene dal profondo, e in un'altra occasione c'è qualcosa che viene dal mondo, dall'universo, dalle sofferenze umane. Adesso, nell'attualità. Bene, grazie. Allora, un applauso. Appunto, avete sentito, ragazzi, siamo quasi giunti alla fine
di questo nostro pomeriggio, anche qualche minuto alle 6, ma appunto il poeta risponderà e scriverà appunto le risposte alle vostre riflessioni e alle vostre domande. La cosa importante è sentirlo, vederlo, come dire, quasi toccarlo nella sua voce in presenza, perché questo ci dà una forza, un imprinting che altrimenti soltanto leggere la sua poesia non ci darebbe. Allora, però, c'è forse ancora spazio per una o due domande per poi concludere, naturalmente senza leggere quelle domande che presupporrebbero una lettura anche di altre poesie, perché davvero non c'è il tempo. Però una domanda vorrei che venisse fatta da un ragazzo, una ragazza, non lo so, perché c'ho soltanto il cognome. Esposito è un uomo, ecco, ora poi ci dirai anche il tuo nome. Allora, mi piacerebbe, lui ha fatto due domande sul linguaggio, e quindi ci riallacciamo al discorso iniziale, e per te molto importante. Allora, intanto questa domanda. Quale, a suo giudizio, deve essere il linguaggio della poesia moderna? Ecco, quale deve essere il linguaggio della poesia contemporanea, della poesia moderna? E poi c'è forse una seconda domanda che ti aiuta, sempre fatta da Esposito, prego. Lei nella sua poesia alterna dei termini più semplici ad altri più ricercati. Da cosa nasce questa scelta? Ecco, già allora con questa domanda si avvicina quasi, come dire, per metterti sulla strada della risposta. Potremmo dire, la poesia contemporanea deve unire, deve mescolare un linguaggio semplice ad un linguaggio ricercato? Sì. Come direbbe il nostro Contini, un sublime del basso e un sublime dell'alto? Cioè, come dire, una realtà reale e un qualcosa di più, come dice, sofisticato? Ci sono poesie che sono fatte di parole grossiere, volgare. Ma che sono poesie, però, che ho sentito come poesie. Io sono direttore di una rivista poetica e dunque ricevo molte poesie. E ci sono linguaggi, non c'è un linguaggio, ce ne sono tanti dei linguaggi. Ma però il sentimento della poesia ti può toccare attraverso tale forma e non attraverso tale altra forma, perché siamo così. Certe parole ci toccano, quando altre non ci sembrano poetiche. Però quelli che hanno scritto tale poesia che non si ammette come poesia, sono nel loro cuore e nella loro mente poeti anche. Dunque è molto difficile decidere per gli altri, ma la posterità deciderà chi era poeta e chi non lo era veramente. Io credo che il poeta deve inventare il suo linguaggio, lodare come nuovo, ma attraverso una lingua che sia capace di parlare a tutti. Credo che il poeta deve dimorare semplice e semplice quando sa quel che vuol dire. Se tu vuoi fare della poesia, tu devi scrivere secondo il tuo sentimento profondo, ma poi tu devi leggere gli altri per darti lo spettacolo della diversità. E la diversità è una cosa magnifica,
come dire, il mondo è unico e è diverso anche. Credo che questa diversità, la diversità che sorge dalle differenze, differenze umane, differenze dei paesaggi, dei paesi, degli stati, questa diversità è ciò che mi interessa nel mondo, perché ci sono sorprese perpetuali. Per esempio, stamattina eravamo in città molto freddolosi e abbiamo trovato riparo in diverse chiese che non conoscevo. E dunque mi sono detto, c'è un riparo nelle chiese, ancora oggi, quando sono aperte, e sì, contro il freddo, contro la ghiaccia, c'era questo riparo. E ero veramente riconoscente agli artisti che hanno fatto Firenze. Che città, che meraviglia di città. Grazie. Credo che forse un'ultimissima domanda che potrebbe essere ispirata proprio da ciò che hai detto in questo momento. I luoghi, l'importanza dei luoghi. Potrebbe tornare Pepe qui? Ecco qua, Pepe. La scelta delle domande, come dire ragazzi, è, non dico che è casuale, ma capite, c'è un discorso che abbiamo svolto, no? Allora, questa domanda, siccome ha parlato di luoghi, mi sembra che questa domanda, poi appunto lui risponderà a tutte le domande. Ecco, potresti formulare questa domanda qua. Sì. Che rapporto c'è tra la sua esperienza poetica e di luoghi? Sono solo occasioni di creazione poetica o c'è un legame più profondo ed emotivo? I luoghi sono solo un'occasione oppure c'è un legame con un'esperienza emotiva? Sì. Con i luoghi. Con i luoghi, sì. Ci sono luoghi che parlano al cuore e all'anima. E ci sono luoghi semplici anche che ti parlano, perché qui c'è il lusso, è splendido, qui. Ma forse ci sono altri luoghi più cari al mio cuore. E si deve, non so dire, ma per esempio Philippe Jacotet. Philippe Jacotet è un poeta che ha molto tradotto dei poeti italiani, per esempio Ungaretti. E Jacotet parla sempre del suo ambiente vicino a Grignan, o vicino Grignan, che è una piccola città, un paese vicino alla Provenza, al nord della Provenza. E Philippe Jacotet parla dei fiori, parla degli alberi, parla. E sono per lui paesaggi che anche con figure assenti, dice, è un titolo di Jacotet, paesaggi con figure assenti, e sono assenti, ma sono i popoli che si vedono nell'erba, nella foresta. Dunque, un poeta deve forse scoprire i suoi luoghi, ma per scoprirli deve viaggiare un poco. Talvolta può dire la sua vita umile nel suo ambiente di nascita, sì, lo si può, ma però si deve superare questo, non si può stare in un rapporto soltanto descrittivo.
Quando si parla del suo paese, tu devi andare verso una visione metafisica del luogo. E questa visione metafisica sarà finalmente il segno, la marca della tua poesia, mi pare. Bene, grazie. Ringraziamo anche Pepe. Allora ragazzi, siamo arrivati in fondo a questo pomeriggio. Naturalmente, come ha già detto il poeta, tutte le vostre domande vengono passate. Quindi faremo una bellissima, grande intervista, dialogo comune, collettivo, con le vostre domande, le vostre riflessioni. Ragazzi, non solo che con le domande che mi avete mandato, ci avete mandato attraverso i vostri professori, ringrazio la professoressa Bartoloni Santomer e il professor Capaldo, perché tutta questa farina che viene dal mulino è anche frutto delle loro riflessioni, delle loro spiegazioni, del loro laboratorio fatto in classe. E però anche tutte le altre domande che questa serata vi ha suscitato, vi prego, mandatecele. Ce n'erano alcune molto belle sulla moneta degli dèi, ma è una poesia così lunga, addirittura Ughetto l'ha anche pubblicata a sé, perché è un poemetto molto complesso, molto bello, molto interessante, anzi è molto interessante che i ragazzi proprio su poesie impegnative si siano cimentati e gli siano venute delle domande. Io quindi ringrazio voi, ringrazio Michela Landi per questa serata, così saluto anche in fondo Enza Biagini, la professoressa Enza Biagini, che è qui con noi, per essere stata qui con noi, che è stata allieva di Bigongiari sulla sua cattedra di critica e di letterature comparate. Quindi, come dire, ragazzi, nel nome di Piero Bigongiari, come vedete, stiamo portando a Firenze dei grandi poeti che pensano, appunto, che non solo pensano, ma che riescono anche a comunicare. Credo che con molta semplicità, con molta umiltà, il poeta questa sera, Andrea Ughetto, ci abbia trasmesso questa condivisione umana, questa passione e compassione per le cose, la natura, le figure presenti e assenti, le amicizie, le dediche che costellano queste poesie, perché ognuna è con grande generosità, è come se la sua poesia fosse una poesia gremita di voci, gremita di luoghi, di ricordi, di viaggi, ma sempre con questa idea che il poeta si sofferma a dare la voce anche a chi e alle cose che voce non l'hanno. E quindi lo ringraziamo e gli facciamo un applauso. Facciamo una foto. Allora, facciamo tutti una bella foto, venite qua, così con il poeta, in modo così. Bravi, eh? Siete bravi. Siete bravi.